Cari amici, bentornati ad un altro appuntamento. Siamo in compagnia dell'iPhone 5S. Oggi vi parlo delle 7 meraviglie di iOS, ovvero quelle 7 cose che mi fanno preferire spesso e volentieri iOS rispetto ad altri sistemi operativi come Android o Windows Phone. Partiamo con la prima, iCloud e il suo backup. iCloud ci consente di avere un dispositivo sempre backuppato in maniera automatiche, vi parlo di salvataggi di giochi, impostazioni, applicazioni, davvero molto comodo e utile da utilizzare. Ci sono delle valide alternative per Android, ma secondo me iCloud resta impareggiabile perché funziona bene e in maniera automatica. Seconda meraviglia, semplicità d'uso di iOS. L'iPhone, appunto, su cui è installato iOS, ma potrei dire la stessa cosa dell'iPad, funziona davvero bene. Non abbiamo particolari impuntamenti, particolari rallentamenti. L'esperienza iOS è sempre più fluida, veloce e semplice rispetto a quella Android. Terza meraviglia, vi parlo di giochi e applicazioni, ce ne sono davvero tantissimi e sono migliori rispetto a quelli Android perché vengono rilasciati prima, ovvero iOS ha molte esclusive e capita spesso che alcuni giochi vengono rilasciati prima su iOS e dopo vari mesi su Android. Quarta meraviglia, coerenza e flat UI, ovvero quando ci spostiamo da un'applicazione all'altra su iOS, diciamo, ci accorgiamo che dal punto di vista grafico sono tutte quante coerenti le applicazioni tra di loro, mentre su Android non possiamo dire la stessa cosa perché spesso passiamo da un'interfaccia, un'applicazione con interfaccia schermofica ad una flat, e questo dal punto di vista grafico non è molto bello da vedere. Quinta meraviglia, Siri. Siri secondo me è il miglior assistente virtuale sui telefonini. Non c'è S Voice o Google Now che tenga, è molto semplice da utilizzare, funziona bene. Facciamo subito un esempio. Timer tra 20 minuti. Mancano 20 minuti. Come vedete, recepisce bene le parole ed è davvero molto semplice da utilizzare. Unico neo richiede una connessione a internet. Sesta meraviglia, la suite iMovie e iWork che viene rilasciata nel momento in cui noi acquistiamo un iPhone 5S o un iPad Air, quindi possiamo utilizzare programmi come iMovie o ad esempio GarageBand che aumentano la produttività dei nostri dispositivi direttamente out of the box, ovvero direttamente quando noi andiamo ad acquistarlo. E l'ultima, la settima meraviglia, è Tweet Boot che non c'è su Android. Io da quando ho aperto il sito utilizzo tantissimo Twitter per comunicare, per pubblicizzarmi, farvi vedere che ho inserito delle video recensioni e quant'altro. Quindi la trovo davvero molto utile. Sicuramente le meraviglie, se così si può dire, di iOS forse sono anche diverse ed altre per voi, perché secondo me diciamo ognuno fa un uso del telefono diverso dall'altro, quindi un po' dipende dalle esigenze. Queste sono le mie. Se ne avete altre diverse da me, scrivetelo nei commenti. È tutto per questo video da Mario Discepolo per lupocchio.it. Ciao.